Buonasera a tutti, salgo qua sopra perché qui sotto chi ha parlato prima di me ha parlato sopra un fasciatoio che è stato bruciato. E allora questo fasciatoio noi oggi lo ergiamo a simbolo di qualcosa che deve ripartire, di qualcosa che si deve ricostruire. Se voi siete qua stasera, così tanti, è perché voi come noi vi siete rotti le palle. Questo simbolo vi siete rotti le palle. E noi non arretriamo perché la città è questa. La maggioranza della città è questa. Non è quella. Che nella notte continuano a fare di queste cose. Noi siamo qui per testimoniare questo. Potete distruggere 100 volte, 101 volte noi ricostruiamo. E noi oggi siamo qui per testimoniare la nostra vicinanza più bella, che non è qui perché non sta bene. E allora, al di là delle parole, al di là dell'impegno che già tutti avete avuto, al di là della vostra presenza qui, se rimane qualcosa di questa serata, se la puzza di bruciato nelle radici vi resta e vi resta nei giubbotti e nelle giacche, non dimenticate quello che è successo oggi. Continuiamo a costruire semi di speranza, continuiamo con la nostra presenza fisica, e qui ci sono tante istituzioni anche, ci sono i sindaci, ringrazio tutti, ringrazio le associazioni, ringrazio i cittadini, continuiamo a fare vedere con la nostra presenza fisica in tutte le situazioni come questa, che Reggio Calabria è questa, che Reggio Calabria non vuole morire, che Reggio Calabria vuole rinascere e che chi sta sul percorso della rinascita e della legalità non viene lasciato da solo. Questo è il nostro messaggio di stasera. Siccome Tiberio non è qua, uniamoci, scusate lo sfogo, ma è un discorso di pancia, facciamogliela sentire la voce non solo a Tiberio, facciamola sentire la voce ancora a chi ha paura di uscire di casa, a chi ci guarda dalle finestre, a chi ci scorge nascosto da qualche parte. Questa è Reggio Calabria e noi siamo con Tiberio Bentivoglio, e che chi come Tiberio Bentivoglio vuole procedere su questo percorso. Tiberio, 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 Tiberio. Grazie, non molliamo, grazie a tutti, grazie.